presidente della provincia, ex assessore all'ambiente anche, il quale ci ha riuniti, abbiamo fatto un'assemblea in provincia, e penso che sia un paesaggio. In occasione di quell'assemblea si è discusso di altro, non di questo. E io sono qui anche questa sera, te l'ho già anticipato, per dirvi una cosa, cioè come amministrazione provinciale io ritengo che voi dovevate esprimere, consultarci in un momento e esprimere un parere fortemente critico e contrario a quello che si stava facendo, esprimendo anche una nostra proposta se possibile. E nello stesso tempo attivare l'amministrazione provinciale per favorire i comuni a fare raccolta differenziata. Io sono uno di quei comuni che aspetto da anni un finanziamento di 194.000 euro da parte dell'amministrazione provinciale, finanziamento dato dalla precedente amministrazione Scalia, e non dolore di essere affrontato in sala nell'aula consiliare a Frosinone. Sono stato affrontato come sindaco amico di Scalia, qui era stato dato troppo e bisognava togliere quello. Sono passati 3 anni e meno è stato dato manco da lì. Cioè, io in piedi la raccolta differenziata così a umma umma, vorrei farla perché ho un progetto per farlo in porta a porta, parlo di uno dei comuni più estesi della provincia di Frosinone, il finanziamento sta fermo lì e apprendo dalla stampa, ho letto oggi la dichiarazione del consigliere Mandarelli, che non accetta la mia parte politica ma della vostra, la quale dice che vi sono stati erogati ben 3 milioni di euro e che aspettate a dare ai comuni o fa la differenziata. Ora, come vedete, il problema è complesso. È complesso perché io, figuro d'Antonio, di te ho stima e simpatia anche perché ci conosciamo. No, lo dico, io parlo chiaramente. L'iniziativa mi sta bene, però questa iniziativa, io sono d'accordo con la Covella, a capo di questa iniziativa si deve mettere l'amministrazione provinciale. Dobbiamo contestare quel piano. Se, aggiungo di più, se l'amministrazione provinciale non ha soldi per dare mandato ai legali, io sono disposto come uno, metto pure la quota parte come il mio comune, per quanto riguarda il mio comune, almeno penso che chi sia disposto a fare la stessa cosa, però diamo l'incarico all'amministrazione provinciale, visto che invece di convocarci il 3-1 per vedere se siamo a favorevole o contrario alle province, convocateci per queste cose che sono serie, va bene, attiviamo un movimento. Cerchiamo i legami anche con il nord della provincia, perché quello che accade secondo il piano regionale dei rifiuti per il nord della provincia è anche quello cosa estremamente grave, perché a noi arriveranno i rifiuti di Gaeta, Vindurno, eccetera, eccetera, centri grossi, al nord arriva Roma. Quindi abbiamo dato col piano regionale dei rifiuti, abbiamo dato la provincia di Frosinone in mano ai romani per farci fare gli scarichi, diciamo chiaramente è così, no? Allora noi dobbiamo scendere necessariamente in campo politicamente compatti, e qui ci può essere un'alleanza di natura trasversale, però con una battaglia seria, ferma, dove alla testa della quale ci sia l'amministrazione provinciale, non deve accadere quello che è accaduto per la sanità, dove faceva bene la Governo a farlo notare, ci hanno divisi, va bene, hanno prima accontentato Frosinone, poi hanno fatto finta di accontentare Cassino, adesso Cassino si è accorto che non era stato accontentato manco per niente, e hanno chiuso con due corpi degli altri ospedali. Allora noi non vogliamo cadere, io ho partecipato a tutte le iniziative, sono stato a Roma, da tutte le parti, ma avete sempre visto sfilare. Beh, questa la voglio fare, l'iniziativa, ma che sia vincente, deve partire bene, con il sostegno dei comitati, della gente, di tutti quanti, magari la provincia. Salvati, parlo a te perché rappresenti, sei portavoce di Antonello Iannarini, uscite dal Bush. La Polverini sta chiudendo la provincia di Frosinone, non gliene frega niente di questa provincia. Beh, noi non possiamo pensare al futuro politico di ciascuno di noi, dobbiamo pensare alla nostra gente, iniziare a fare una battaglia.